Applicare un impianto dentale senza la messa a nudo delle creste ossee con un intervento di pochi minuti senza traumi per il paziente. Oggi è possibile per i pazienti con edentulismo totale o parziale grazie a una tecnica chirurgica innovativa che si avvale dell'apporto fondamentale della tecnologia informatica. È la Computer Guided Surgery, chirurgia guidata dal computer. Applicata all'implantologia orale dà risultati sorprendenti. Laddove in passato servivano lunghi interventi e almeno 40-50 punti di sutura, oggi tutto si svolge in un'unica seduta, senza traumi per il paziente, che può tornare alla sua vita di sempre appena finita l'operazione. A dispetto dell'apparente semplicità, si tratta di chirurgia complessa, frutto di lunghe ricerche e di collaborazioni internazionali. A Padova abbiamo potuto seguire in via eccezionale un intervento su un paziente edentulo di 67 anni. Questo è il mascellare superiore edentulo di questa paziente. Si può vedere chiaramente che c'è un grosso riassorbimento. Ogni azione è guidata al computer, garantendo la massima precisione di intervento e stabilità dell'impianto. Ecco come si svolge l'intervento su questo paziente. Praticamente utilizziamo una macchina che si chiama ConBin, che serve per l'acquisizione tridimensionale, è un TAC di ultima generazione che prevede l'utilizzo di pochissime radiazioni e quindi può essere ripetuta. Una volta che abbiamo la ricostruzione tridimensionale del mascellare o della mandibola del paziente, con un software molto avanzato pianifichiamo la posizione degli impianti. Un altro suo software che lavora in Belgio promuoverà la costruzione di questa guida, che nel caso di oggi è una guida d'appoggio mucoso. Arriverà il tutto, questo kit, all'interno del quale ci sono anche le frese calibrate sul paziente che hanno degli stop, per cui noi lavoriamo praticamente al buio. Come si può vedere da questa ricostruzione, ci sono queste tre viti da sintesi ossea che bloccano la guida e la rendono stabile. I fori d'ingresso sono questi, delle frese che vanno a preparare il sito che poi accoglierà l'impianto. Si capisce perfettamente che avremo una buona distribuzione del carico sopra solo 4 impianti. Potremo fare 12 denti, una barra con 12 denti di masticazione che sarà supportata da soli 4 impianti. La preparazione al computer dell'operazione richiede lungo tempo, estrema precisione e grande padronanza da parte del chirurgo nell'utilizzo di software informatici. Bisogna spendere del tempo nella pianificazione. Quello che noi salviamo in termini di tempo sul paziente lo spendiamo sopra un computer, ma sicuramente per questi pazienti, quelli che possono essere arruolati a questo tipo di trattamento, è chiaro che il post-operatorio è completamente diverso. Si tratta di operazioni chirurgiche sofisticate che rimangono molto complesse e richiedono la presenza in sala operatoria di un anestesista, il cui ruolo è fondamentale, ma sicuramente meno impegnativo rispetto agli interventi tradizionali. Adesso questa tipologia di interventi è una vera e propria chirurgia del cavo orale e quindi tutto questo comporta certamente un traumatismo chirurgico di dimensioni certamente più cospicue. Uno degli effetti più apprezzati di questa tecnica è sicuramente il post-operatorio. Nel post-operatorio noi diciamo al paziente che se lo ritiene necessario che si prenda quell'analgesico che normalmente lui utilizza. Devo dire che però normalmente non prende niente. Un'operazione fatta su misura per ogni paziente che quindi senza nemmeno accorgersene arrivato in sala operatoria ha già fatto la gran parte del percorso. In pochi minuti abbiamo trattato il paziente, il lavoro più lungo è stato quello di stabilizzare la guida, abbiamo dovuto trovare una stabilità perfetta prima di procedere all'inserimento degli impianti che è richiesto a pochi minuti. Il paziente è già stato dimesso e da domani mattina può ritornare a lavorare alle sue attività quotidiane senza nessun tipo di problema. Comfort del paziente e precisione dell'impianto non sono però gli unici vantaggi. Lo spettro dei candidati a questo tipo di chirurgia si allarga a pazienti cardiopatici con difficoltà di coagulazione o per i quali è sconsigliata un'alta dose di anestetico. Pazienti che prima non potevano sostenere questa tecnica a causa della loro situazione generale, di salute generale, oggi invece sono più inquadrabili, arruolabili in questo tipo di trattamento perché praticamente la chirurgia viene ridotta a zero. Rimangono però anche alcune eccezioni in cui la tecnica non è applicabile. I pazienti che hanno grossi riassorbimenti in senso vestibolo-linguale, cioè in senso orizzontale, questi pazienti non sono arruolabili a questa tecnica. Chirurgia d'avanguardia che è oggetto di interesse da parte di ricercatori e scienziati di tutto il mondo. Padova e l'Italia in genere hanno una storia di tutto rispetto nel campo dell'implantologia orale.
All'intervento nello studio di Padova ha assistito anche un ospite prestigioso, il professor Rio Gimbo, associato al Dipartimento Protesi della Facoltà di Odontoiatria dell'Università di Malmo, in Svezia. We are starting some collaborations between the two centers. Sono qui perché stiamo studiando una collaborazione fra i due istituti, sui casi ma anche sulla ricerca. E mi sono trovato di fronte a questa tecnica chirurgica che è stata una sorpresa inaspettata. Ed ha ispirato le più significative esperienze internazionali il network LCO, le cliniche odontoiatriche, che riunisce sotto un'unica sigla centri odontoiatrici che offrono cure all'avanguardia utilizzando materiali e procedure validate scientificamente. LCO, le cliniche odontoiatriche, è caratterizzato dall'altissima qualità della tecnologia e dalla estrema competenza degli operatori che all'interno lavorano. Tecnologie e metodologie all'avanguardia fanno di questi centri un luogo ideale per la formazione. All'interno delle cliniche LCO riceviamo, soprattutto in questa, riceviamo colleghi che arrivano un pochino da tutto il mondo. Qualche mese fa abbiamo ricevuto 25 colleghi dal Giappone che si sono fermati per una settimana intera, ma abbiamo ricevuto anche olandesi, molti italiani in formazione. Ognuna di queste componenti ha contribuito a far fare all'implantologia dentale passi da gigante negli ultimi anni. Competenze, skills ovviamente dedicati e tecnologia d'avanguardia, potrei dire. Se 10 anni fa mi dicevano che avrei trattato i miei pazienti in questo modo, non ce l'avrei creduto.